E adesso è il momento del nostro Volta Magazine. Saluto Giuseppe Di Piazza, responsabile editoriale del Corriere della Sera di Roma. Buon pomeriggio, buongiorno. Ben ritrovato. Tra l'altro, visto che ti sei salutato con Sergio Muniz. Perché... Beh, sì, che abbiamo tutti un passato. Vent'anni fa gli ho fatto il calendario quando allora dirigevo Max. È stato appena uscito dall'Isola dei Famosi, l'ho acchiappato. E l'ho convinto, è stato un bel successo editoriale. Abbiamo ricordato appunto con Licia Colò, tutti abbiamo un passato, sì, ed è poi bello rincontrarsi. Sì. E pronti adesso col nostro Volta Magazine, vediamo qual è la prima notizia del giorno. Spagna, incendio in 3 discoteche a Murcia, ci sono 13 morti e ci sono anche delle notizie. Non sì, proprio belle in merito alla discoteca. Non belle, intanto ci sono anche dei dispersi e 24 feriti, di cui alcuni intossicati grave. Beh, la municipalità della Murcia ha detto che queste 3 discoteche non avevano la licenza per poter operare, quindi erano 3 locali abusivi dove si è consumata una tragedia assurda tra incendio, cortocircuito, incendio, crolli, asfissia. Veramente una tragedia che ricorda tante altre del passato, fatte le proporzioni, cioè anche perché anche in questo caso delle ragazze morenti sono riuscite a mandare dei messaggi vocali strazianti alle loro mamme, ne abbiamo pubblicato oggi sul Corriere 1, e certo i telefonini in questo rendono ancora più terribile, se possibile, una tragedia. Mi dicono che è pronto il collegamento via web con... Marcello Campo, corrispondente dell'ANSA dalla Spagna. Buon pomeriggio, Marcello. Buon pomeriggio. Ci dai degli aggiornamenti? Sì, è quello che ho detto in studio. Oggi, a sorpresa, il vice sindaco e un assessore della precedente giunta hanno comunicato di aver emesso l'anno scorso, nel 2022, un'ordinanza di chiusura, praticamente non ha, queste 2 discoteche erano aperte senza avere la licenza. Adesso il problema è che ovviamente i giornalisti hanno detto ma voi non avete controllato, ho detto ma no, realmente come si fa a controllare? Io sono andato banalmente sul sito, sull'account Instagram della Fonda, cioè questa la discoteca dove sono stati trovati la gran parte dei cadaveri, e da mesi pubblicizzava tutte le sue serate, le sue iniziative. E Murcia non è New York, è una città di 400.000 abitanti e questo locale si trovava in una delle zone più frequentate da tutti. Quindi paradossalmente questi esponenti del comune pensavano di andare a denunciare, come dire, andavano lì forti di una denuncia, e poi alla fine la conferenza stampa è girata in cui tutti hanno detto voi che avete fatto in tutti questi mesi. Per cui c'è grande scontro e grande sconcerto. C'è il dibattito proprio sulla sicurezza. Grazie Marcello Campo, grazie per questi aggiornamenti. Ed è veramente agghiacciante, come hai sottolineato tu, poi arrivano i messaggi di questi ragazzi. Sì, poi il divertimento notturno che può trasformarsi in tragedia. Per che cosa? Per mancate norme di sicurezza, per mancati controlli, come anche questo caso. Probabilmente se in questo anno qualcuno fosse andato lì a controllare, a chiedere le licenze, probabilmente glielo chiudeva e questa tragedia si evitava. Noi in Italia non è che siamo tanto diversi, abbiamo fatto tanti di bei danni in giro per mancato controllo proprio. È l'incubo più grande che possa accadere per un genitore. Un genitore, certo.